Il 18 e 19 giugno ai giardini Nasini di Piancastagnaio torna l'appuntamento con Un Mojito per la Vita, l'evento organizzato in ricordo di Enrico Eugeni, scomparso a soli 50 anni nel 2012. Gli ideatori dell'iniziativa sono i giovani Alessio e Valerio, nipoti di Enrico. Un evento per divertirsi, ma anche per ricordare e fare del bene. Saranno infatti raccolti fondi per l'AIRC Toscana, la ricerca sul cancro. Ricco il programma di questa quinta edizione, che vede un'edizione speciale di Pompieropoli, i ritmi coinvolgenti di Bandao, stand gastronomici, musica live, DJ set, ma anche un torneo di tennis. Numerosi gli enti e le associazioni che hanno dato il patrocinio a questa nobile iniziativa: il Comune di Piancastagnaio, il Magistrato delle Contrade, la Contrada Coro, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Siena, il Circolo Pianese di Tennis, Bandao e AIRC. Il Mojito per la Vita nasce nel 2012, dopo la scomparsa di mio zio Enrico Eugeni, vigile del fuoco, cittadino di Piancastagnaio, contradaiolo della Contrada Coro e bandaista. Infatti faceva parte del gruppo di percussioni di Bandao. Perciò, essendo una persona così vitale, abbiamo detto, visto che ci sono persone che comunque affrontano una tematica difficile come quella della lotta contro i tumori, perché non ricordarlo, non fare del bene con una festa che comunque sia combattiamo questo male con un sorriso. Perciò è nato il Mojito per la Vita, che oggi è la quinta edizione. E quest'anno, appunto, come quinta edizione abbiamo un programma decisamente carico e pieno di energia e vitalità, e colgo l'occasione per ringraziare la Contrada Coro, appunto Contrada di Enrico, Bandao e tutta la comunità di Piancastagnaio, che in questi 5 anni comunque sia ha dato sia una mano per far sì che la festa abbia successo, e oltre a questo ringraziare tutti quanti quelli che vengono per dare un contributo alla ricerca sul cancro. Infatti noi tutto il devoluto della festa lo diamo in beneficenza all'AIRC e AIRC Toscana, che ringraziamo anche loro. E quest'anno, come gli altri anni, la festa si terrà ai giardini pubblici Nasini, e speriamo che anche voi che vedete questo video veniate a festeggiare con noi la vita, appunto. Il Mojito infatti era la bevanda preferita di Enrico, e facciamo un brindisi alla vita e alle cose belle, che comunque sia devono spazzare via, non soffro, insomma, tutti i mali che purtroppo esistono.